Questo concerto del 5 marzo a Scafati per i 20 anni. Sì, 5 marzo abbiamo fatto questo splendido concerto a Scafati, inaspettato tra l'altro, l'avevamo programmato già mesi prima con il dottor Aguino e con la comunità Masci e abbiamo fatto questo concerto bellissimo dove veramente quella sera abbiamo avuto un problema di pioggia, avevamo venduto tutti i biglietti. Anche se era un biglietto, diciamo, simbolico, era un contributo volontario, ma sapevamo di poter contare sulla sala strapiena.
Però c'è stato il problema di questo tempo che in questo periodo ci sta facendo soffrire maledettamente, per cui, sai, insomma, le persone un po' più anziane era un po' più difficoltoso poter raggiungere anche il teatro. Però diciamo che il pubblico ha gradito tantissimo quella che è stata questa nostra esibizione e ha gradito moltissimo diciamo, la presenza delle allieve, dove io ho presentato anche la scuola e quant'altro. E sono state 2 ore, 2 ore, come vedrete poi nelle prossime immagini, 2 ore di emozioni, 2 ore di canzoni, di 3 spettacoli in uno. E soprattutto la cosa che mi ha fatto stare veramente bene, vedere le persone in teatro che ballavano il twist. Cioè, in teatro, ballare il twist è una cosa che secondo me non si è ancora vista, e come hanno anche ballato dal Saturday Night Show, nel nostro spettacolo, gli anni 70, che noi riproponiamo nei locali, nelle taverne, eccetera, eccetera. Quindi questo voglio dire grazie alla città di Scafati, che ci ha dato questa opportunità di poter festeggiare 20 anni di carriera insieme a tutti quanti loro. Grazie ancora. Grazie mille, buonasera a tutti, benvenuti. Io so che siete tantissimi, non riesco a vedervi tutti perché chiaramente abbiamo questi faretti addosso che ci illuminano, però dagli applausi ho sentito che ne siete. Fatemi sentire un applauso, vediamo un po' come siete. Grazie mille. Questa sera noi siamo particolarmente contenti di essere qui a Scafati, anche perché Scafati è la mia seconda città, in quanto c'è il nostro testimone di nozze, noi siamo marito e moglie, c'è il nostro testimone di nozze, si chiama il maestro Espedito De Marino, che penso che conoscerete tutti. E è la nostra seconda città perché collaboriamo, ci lavoriamo, insomma abbiamo delle allieve che poi vabbè ve ne parlo tra un po', ma stasera è una serata particolare perché si festeggiano i 30 anni della comunità Masci, a cui veramente facciamo un applauso per questa iniziativa, quindi il dottor Aquino con tutta la comunità veramente fa un applauso particolare da parte nostra, ma si festeggiano anche 20 anni della nostra attività, 10 anni di collaborazione mia e di mia moglie e 20 anni da quando ho iniziato io nel 1995, quando mi inizio. Grazie. L'inizio del mio primo CD, Una lunga storia d'amore, per cui veramente siamo particolarmente contenti di festeggiare qui questa sera a Scafati, in questo teatro che oltretutto noi ci siamo già stati una volta nel 2006, sempre con il dottore Aquino, e facemmo una bellissima serata anche allora, quindi è un piacere ritornare. Adesso passo la palla a Rosy, la quale vi farà ascoltare questo brano bellissimo che fa così. Thank you.
grazie. Grazie mille. Bene, c'è un omaggio che adesso cominciano tutti gli omaggi possibili e immaginabili. C'è un omaggio che vorrei fare ad un grandissimo maestro della canzone napoletana del mondo, forse l'unico che non ho avuto l'onore di conoscere, il grande Renato Carosone. Una canzone bellissima che si chiama Maruzzella, e con questo, grazie. E con questo nuovo arrangiamento la facciamo ascoltare, che fa così. Grazie mille. Poi pian piano, insomma, un po' alla volta abbiamo anche iniziato a fare delle cose diverse e anche a darci a quello che è il grande repertorio della canzone italiana e anche internazionale. A proposito di questo, vi volevo far ascoltare un brano molto molto bello che fa parte del grande repertorio italiano di un grandissimo autore che si chiama Antonello Venditti, penso che conosciamo tutti, una canzone stupenda che fa così. Thank you.
grande cuore, che adesso sto davanti a te. Na, 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 na. So che mi perdonerai. Bene, c'è un brano invece, questo era portato al successo alla grande Arisa, ve lo fa ascoltare Rosy, come si chiama? La notte. Quale notte? La canzone. Ah, la notte si chiama. Basta un raggio di sole, c'ho la blu come il mare, che mi porta un dolore che sale, che sale. Si è preso sul vergine un po' che trema e so perché. Non arresta la corsa, non si vuole fermare, perché un dolore che sale fa male, fa male. Ora lo stomaco fegato un vomito e mamma. Quando arriva la notte, resto sola con me, la testa va in giro in cerca di suoi perché, del vincitore e vinti, e dopo allontanarci, l'amore continuerà, lo stomaco a resistì, e se non vuol mangiare, arriva pure dopo le picchiare più forte di me. Sei
che resta in un attimo e poi mi scoppia la testa. Vorrei una risposta, ma in fondo risposta non c'è. E sale e scende dagli occhi. Passerà, ma quando arriva la notte, e resta sola con me, la testa parte fa in giro, in cerca di sole perché, vincitore dei miti, si esce il soffitto a metà, la vita poi lontanarci, l'amore poi continuerà. Grazie a tutti, grazie. Adesso invece è la volta di un pezzo molto divertente, molto bello, che la grande orchestra di Renzo Arbore ha portato al successo, un brano che si chiama Cocorito, però qui vogliamo vedere anche la partecipazione delle vostre mani, perché il pezzo lo richiede proprio, voglio sentirvi tutti. Via! Via! Bravi! E invece papà va, c'è tanta guerra, solo fai la vostra età. Cocorito sei perdito, non mi resta mai più niente, senza il flusso non finito. Oh, ma che fatto vedete, sto rimando sulle pene, sulle pene con le piano, qualcuno lo consiglia. Che caio papà va, la cosa nel febbraio, la regione in porto caro, Oh,
grazie mille. Allora, vi ho parlato di un omaggio, di un altro omaggio che è doveroso fare, anche perché qui parliamo di 2 anni di collaborazione, ma parliamo anche di una persona che a Scafati ha dato tanto. E parlo del maestro Roberto Murlo, a cui idealmente noi facciamo un applauso. Grazie. Un brano questo vogliamo dedicare chiaramente al nostro amico Enzo Gragnaniello, una canzone che ha scritto per Roberto Murlo e per la grandissima Mia Martini. Noi questa sera proviamo a cantarlo in questo modo. Il brano si chiama Con me. Grazie. Bye.
grazie mille. Allora c'è una, a parte questo spettacolo che si chiama Cantando Insieme, che noi ormai portiamo in giro da diversi anni, abbiamo in quest'ultimo periodo abbiamo diversificato un po' anche degli altri spettacoli, cioè abbiamo messo su uno spettacolo che si chiama Napoli in ballo. Chiaramente non è soltanto la canzone napoletana in ballo, ma è anche la canzone italiana e internazionale, tutta ritrasformata praticamente con degli arrangiamenti particolari, quindi su ciaccio, merengue, salsa e tutto il resto. E abbiamo debuttato, la prima data l'abbiamo fatta a Roma, al Grand Hotel Parco Tirreno, una serata straordinaria, bella, ma tutto quello che vi dico è tutto visibile sul mio sito internet www.iacentino.com, quindi lì troverete di tutto. E appunto, già che stasera festeggiamo questi 20 anni, non potevo, a Scafati soprattutto, non presentare quelli che possono essere, diciamo, degli spettacoli. Abbiamo messo 3 spettacoli in uno, quindi Cantando Insieme, il Saturday Night Show, che è un altro tipo di spettacolo di cui vi parlo dopo, e Napoli in ballo. E immaginate di ascoltare adesso una MOMO fatta a cia cia cia. Carina, no, sta cosa? No, ma non ci offendiamo se applaudite tutte, eh? Cioè, se voi... L'applauso è bello, se voi... Voglio sentire le mani!
Grazie, grazie mille. È arrivato il momento di una canzone molto bella che è stata scritta dal maestro Enzo Di Domenico, ma poi portata anche al successo, diciamo, tra virgolette, perché già il maestro Di Domenico aveva fatto tanto per questo brano, ma poi, insomma, i ragazzi, voi sapete, insomma, si affezionano giustamente a quelli che sono i loro beniamini. E c'è stata poi Valentina Stella, che è una nostra cara amica, che ha riportato questo brano poi, diciamo, in una veste un po' più moderna. Noi addirittura l'abbiamo fatto a samba, sto brano, molto, molto sempre da Napoli in ballo. Quindi questo brano si chiama Passione Eterna e ve lo fa ascoltare Rosy. Quando tu non bene, in te che su bene non trova più buoni, grazie, grazie veramente. Allora, adesso a questo punto c'è un brano che vorrei far ascoltare, una canzone, una delle pagine forse più importanti della canzone napoletana, ed è una canzone che è stata, immaginate, questo pezzo pensavano che l'avesse scritto per Pino Ricapri, in realtà era molto molto più vecchia, molto più antica, anche perché io mi rivolgo soprattutto ai più ragazzi che non sanno che Ricapri in effetti non ha fatto altro che far conoscere delle vecchie canzoni che oramai erano tramontate, perché erano riservate solo ai grandi tenori, i grandi cantanti, quelli con la voce impostata. Invece Peppino è riuscito poi negli anni a far conoscere questa grande melodia napoletana in tutto il mondo, con degli arrangiamenti, dei ritmi particolari, cosa che noi stiamo tentando, nel nostro piccolo chiaramente, tra virgolette, di far conoscere
ai ragazzi della nostra generazione queste bellissime melodie come Voce Notte, che vi faccio ascoltare adesso, che fa così. Thank you.
Grazie mille. Un momento per me importante, perché in 20 anni, quest'anno appunto, lo ripeto ancora una volta, sono 20 anni, ma quest'anno abbiamo creato una nuova sede, anche una nuova scuola per quanto riguarda i nostri corsi di canto, di strumentazione, eccetera, eccetera, e a Torre di Greco, dove viviamo. E questa sede, in effetti, l'abbiamo chiamata il nostro posto magico, nel senso il posto dove siamo felici quando entriamo all'interno, perché insomma è il posto dove nascono delle idee, dove nascono dei progetti, dove nasce una tournée, nascono dei dischi, dei video, eccetera. E quindi insomma abbiamo anche creato quella che è la nostra scuola di canto e di strumentazione, dove ci sono degli allievi. E le nostre allieve, ce ne sono due che sono di Scafati, e ve le presento subito: sono Maria Berrippo e Stefania De Rosa. E già da un anno e mezzo loro sono con noi nel nostro corso. E poi c'è una ragazza di Torre di Greco che si chiama Michela Tarotto. Quest'altra fanciulla che sta qui dietro qui è un'altra ragazza, un'altra allieva che è arrivata da pochissimo nel nostro corso. Questa sera si esibisce come cameraman, ma poi nel prossimo, perché si sta allenando, chiaramente si sta preparando, ha un debutto. Con te, non solo con te.
perché questo amore si illuminerà di eternità. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ti può separare, perché questo amore si illuminerà di eternità. Grazie, grazie, grazie. Adesso invece c'è un brano molto molto divertente, questo che facciamo anche solitamente nei locali, ma dopo andiamo a ritmo anche di twist, non ci scatta niente qui. Ma questo è un brano del grande Tony Esposito che fa così, però voglio vedere le mani, ragazzi, voglio vedere le mani di tutti, via! Come on, baby, now! A Roma, cioè di al vostro posto vi alzate, però vi dovete alzare, lo dovete fare, perché noi lo riprendiamo, poi voglio vedere che era fatto e che era una fatto. Di ballare al proprio posto il twist. A Roma è stata una cosa bellissima. Scappati potrebbe essere ancora più bello. Noi ci proviamo, vediamo che succede. Oh,
vediamo se c'è qualche richiesta su cui, sulla quale possiamo accontentare, vediamo un po'. Una alla volta, qualcosa di più a me? Sì. E l'applauso si ripete per questo grandissimo. Sì, ne ho fatta, ne stiamo, noi stiamo facendo un nuovo video in questo periodo e abbiamo in... Prego? Oggi è 5. Caruso, no, io ho questi capelli, io sono Caruso. Io vorrei fare un applauso a degli amici miei carissimi, perché sono 8 anni che io ho l'onore di collaborare con il grande Hotel Nelson di Scafati. Anello e Anna Rosa, vi potete anche alzare, salutate il vostro pubblico, i vostri concittadini. Anni, sembra un sogno, ti alzi, tu non ti alzi. Bravo, bravo. Allora, e questo è un brano che abbiamo inciso in questo nuovo video che uscirà tra qualche settimana. E... Just a moment. Grande.
Allora, c'è qualche altra richiesta? Ah, mi ha presentato Caruso. Bis, gli assai non è da loro. E questo è un altro di grande artista, un altro mega grande Lucio Dalla. E non rinasceranno altri così.
Grazie, grazie. Vediamo se possiamo accontentare qualche altra richiesta. Che cosa vi piacerebbe ascoltare? Ma io non mi sento. Ranieri. Senti, Ranieri c'è una bella canzone. Andiamo a perdere l'amore. O soldato innamorato. E chi l'è soldato? Se ne chiude. No. La facciamo? No? La facciamolo con le mani. Vai, però voglio vedere le mani di tutti. Cinque tutto morto, qua no, nel senso che... Allora, qui voglio sentire
un coro tipo quello dell'Antoniano. E molti dice, ma perché? Perché guardare? Ogni giorno la vita è una grande corrida. O ci sta stare il sordo. Ogni giorno una lotta a chi sopra e chi sotto. Il mattino un po' grigio, non c'è più del difficio. Bravi, io mi guardo allo specchio e mi sputo un orecchio. Una cosa, ma siete un po' nostalgici di... no? Rose rosse sì, ma perdere lavoro, che già mi ha perso tutto cosa. Perdiamo pure lavoro, qua è un problema. E poi no, ci fu una trasmissione televisiva dove ci fu un cantante, chi fu? Che non era Ranieri, no? Comunque alla fine praticamente questo fu tutta l'orchestra dietro, non era una cosa preparata, perché lui rimase un attimo di stucco. E adesso, ma lo disse con tutto la... E adesso, andatevi! Tutta l'orchestra si alzò e cominciò ad andare. E lui rimase solo un imbecille sul palco, ma non l'orchestra. Carina questa, peccato che lo sciupate così, ma era carina. Ok, no, cioè questa, no, vi devo far ascoltare questa è bellissima. Questa è bellissima, questa la faccio anche all'Otternetto, sono sempre contenti quando la faccio questo brano. Infatti se ne vanno proprio, no, nel senso che... Dov'è Ciro Aquino? Io non lo sento Ciro Aquino, dove sta? Aquino, sentile qua. No, un momento, questo non è Federico Salvatore, non è Azzi. I'm not the best in the world. I am not the best in the world. When you dream, I am not the best in the world. When you dream, I am not the best in the world. Everyone,
my love on in the air. Come on, baby, now. I love the best in spring. I love the best in fall. I love the best in summer when the season. I love the best in spring when the thrill. Grazie, grazie. Cioè, esatto, facciamo un bel purpure. Allora come si dice purpurì o purpurè? Purpurì, perché purpurè è il purè di Napoletano, giusto? Dicevo io che non suonava bene questa cosa. Tu riprendi sempre, complimenti. Facciamo un applauso a sta bambina che sta da un'ora e mezza, Deborah Banzano, un'altra nostra diva. Diventato un sognatore per sentirmi meno solo e per non sapere più quanti anni. Sono diventato un sognatore, vendo sogni per mestiere, canto pure le canzoni che non so. Mi basta avere gli occhi chiusi per fotografare l'uomo e per guardare il negativo quanto il mare sia profondo. E questa ruga che ho sul viso è tatuaggio di dolore, sono un sognatore. E vado via, ti lascio sulle labbra una poesia. Quel che sarà, per questa vita che importanza ha. Scende in fondo al mare, che vuoi che sia, se è un mondo resto solo. Io e te, un grande amore niente più. Io e te, le nostre forse fino giù. Finale ora, voglio sentire tutti quanti con le mani!